E salve a tutti amici cuperiani e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo nuovamente su Tarkov. Come vedete dal titolo, funzionerà Tarkov con il joystick, o il joystick con Tarkov. E niente, questo è il joystick, quello classico dell'Xbox. E io so di già se funziona o no e se funziona come funziona. Perché questo video l'ho già fatto. L'ho già fatto, solo che visto che ho dovuto disinstallare VoiceMeeter Banana perché mi dava problemi con le cuffie nuove, non mi ero dimenticato di reimpostare OBS per i suoni, eccetera, quindi avevo buttato via un video. Andremo a farla su SCAV per capire. E niente, visto che in tantissimi, davvero in tantissimi, me l'avete chiesto, e poi avevo promesso anche al Lupo sul Tubo che avrei fatto un video con il pad. Lo faremo e niente, andiamo su SCAV. Io vi ricordo, oggi per voi è martedì 3 e vi ricordo che giovedì 5 luglio dalle 18 alle 19 faremo una live su Twitch. Perché dal 5 luglio inizierò a fare più live visto che non riesco a fare video perché mi prendono troppo tempo. Infatti mi sto già sforzando troppo adesso. Quindi farò, per chi ha visto il video di quello che dicevo come stavo, farò martedì, giovedì, venerdì e domenica saranno i giorni in cui farò le live sempre dalle 18 alle 19. E quindi io spero che la maggior parte di voi vengano perché sarebbe inutile fare una live per tre persone o anche per nessuno. Quindi in descrizione trovate il link, soprattutto quello di Twitch, che lo trovate un po' spammato all'inizio. E poi vedrete, ci sono altri link, che c'è il link di Discord, Facebook assolutamente, se volete aggiornamenti, eccetera. E anche Telegram, che è aperto a tutti. Quindi niente, noi ci vediamo in gioco e vedremo se funziona. Ok, eccoci qua. Non funziona. No, non va. Tarkov col joystick non si gioca. E niente. Quindi ce la giochiamo normale. Che cazzo, quindi fuck. Quanto? 30. Wow. E quindi niente. Ciao amici. Questi hanno sentito qualcuno sparare. Ma quello è un HP non silenziato. Ah, con il caricatore da 10. E quindi niente, vediamo un po' che uscite ci sanno. Mi sta cercando, io ando al drop, eccetera. Ora, spero di vederci un po' meglio tra qualche settimana perché sto patendo l'inferno. Non riesco, cioè io non. Anche se guardo le scritte grosse le leggo sfocate, sdoppiate, sdoppiate, triple, quadruple, ci leggo male. Comunque gli spari allora sono di là. Quindi niente, abbiamo scoperto che Tarkov con il joystick non funziona, quindi se voi, se tutti quanti continuate a chiedere se Tarkov col joystick funziona, no. Non si può giocare a Tarkov con il joystick, quindi se avete un amico che vorrebbe giocarci col joystick, eccetera, mandategli sto video perché Tarkov col joystick è ingiocabile. Allora. Ah, e poi ho cambiato anche gli occhiali perché mio fratello è un bastardo e si è portato via gli altri. È andato a un concerto e si è portato gli altri. L'ho sentito mentre entrava in camera e mia mamma gli faceva: cosa gli prendi gli occhiali a tuo fratello? Se poi gli servono è un casino. E lui è, vabbè. E quindi niente. Quando hai il miglior fratello del mondo che pensa sempre a te. Allora. Ma poi spero vi piaccia che ho messo la webcam.
sullo scavo amico. Era un player OIS. Ah. Ok. Ok, quello è amico. Minchia, about half. Vediamo se riesco. No. Tua mamma. Che cazzo di paura, oh. Madonna. Unload. Madonna. Mai più, eh. Madonna. Che colpo che mi ha fatto prendere. Ok, adesso è almost full. E gli rubo quello dell'HP, che spero. Cos'è che mi acceca così? Una torcia che si è accesa dal niente. Full auto. Amico scav. E niente, comunque se più avanti usciranno video, saranno di nuovo video normali, non saranno più come quelli di 10 minuti, più tagliati, più spezzoni, eccetera. Perché come ho detto nel video scorso, non riesco. Cioè ogni video di 10 minuti sono circa 3 registrazioni da più o meno 6 ore l'uno. Quindi io non riesco più a giocare tutto questo tempo. Tipo entro, magari gioco un'oretta a Fortnite, poi me ne vado un po' sul letto, un po' sul divano a riposarmi. Poi dopo qualche oretta ritorno, gioco magari nuovo un'oretta a Fortnite, poi richiudo e così via. Per adesso è tutto così. Non tanto perché... cioè sì, la luce mi dà noia. Però più che altro per il fastidio che ci vedo male. E quindi mi sforzo tantissimo. E poi niente, mi iniziano a far male gli occhi dopo un po', come in questo momento, visto che il video lo sto rifacendo. Però sono contento di averlo fatto, visto che tutti... ma joystick, joystick, joystick. Poi almeno ho fatto felice anche il lupo sul tubo. E quindi siamo tutti più contenti. Volevo dire che mi sto sforzando un po' troppo. Mi rilevo. Ah. Ok. Ci vedo meglio ora. Allora, c'erano quelli che si sparavano di qua. Davvero a zero con l'HP. APS. Oh, assolutamente solo voglio stare qua. Oh. Attimo. Mi fa del... ah sì, ho ricaricato, mi fa adesso ripulito. Ok, finisco di ricaricare questo. Posso... Che paura. Che cazzo di paura. Ah, da dove è arrivato i suoni. Che paura, che cazzo di paura. Ah, qua si vedeva. Non lo farò più. Che cazzo di paura, non me lo sarei aspettato quello lì. Comunque, amici, per questo video è tutto.
Io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di venire il più possibile di voi giovedì, se volete supportarmi più che altro, perché per chi magari segue Facebook e Discord, ho fatto proprio un post dove scrivevo che nessuno sa che faccio video e che faccio live su Twitch, e quindi ogni volta che faccio live non c'è quasi mai nessuno, e sarebbe inutile sprecare giga, visto che io lo faccio con 4G, e sarebbe inutile sprecare giga per nessuno. Quindi, se volete supportarmi per un'oretta, per questi pochi giorni alla settimana, vi invito a venire su Twitch. Non prendete impegno, ok? Voi avete l'impegno di martedì, giovedì, venerdì e domenica di venire nelle mie live dalle 18 alle 19. Poi dopo potete fare quello che volete, va bene? Ci si può già sabbare. Ho 4 sub, già. Quindi grazie a tutti quelli che sono subati. Greyfox, Pugby, Andy, Marios. E quindi niente, io vi ringrazio per la visione, tutti i link in descrizione, e a un prossimo video. Ciao ciao!